Oggi cuciniamo zucca con pomodoro e stavolta aggiungeremo le patate. Quindi procediamo a pulire la zucca in questo modo e grattiamo via tutta la buccia. Ecco qua. La zucca è stata grattata via tutta la buccia, l'ho tagliata a metà, ho tolto tutti i semi che c'erano all'interno e per vedere tutti questi passaggi poi vi lascio il link della ricetta che ho fatto precedentemente in collaborazione con Angela Channel e vi lascio poi il link sotto. Quindi la zucca, ripeto, tagliata, pulita. Adesso andiamo ai fornelli e andiamo a prendere cipolla, pomodoro e patate e acqua ovviamente. Eccoci qua. Metto dell'olio. Nel frattempo ho tagliato un pezzo di cipolla. Faccio andare qualche secondo. Ecco qua, la cipolla è andata un pochino e adesso metto un po' di polpa di pomodoro. Metto subito prima le patate, la zucchina la metterò dopo perché necessita di meno cottura, altrimenti andremo ad avere le patate più croccanti e la zucchina sciolta, quasi una crema. Quindi metto intanto mezzo litro d'acqua. Aggiusto di sale. Fra un 10 minuti metterò la zucchina e poi regolerò di sale, poi aggiungerò pure del basilico, ma vi faccio vedere dopo. Intanto le patate stanno cominciando a cuocere e io adesso metto direttamente la zucca e il basilico. Lascio cuocere. Se vedo che l'acqua scende troppo e ancora non è tutto cotto, aggiungerò un altro po' di acqua tiepida o calda. Ci mettiamo il coperchio e lasciamo ancora cuocere. Allora, vedo che l'acqua è scesa un po' troppo, quindi aggiungo dell'altra acqua calda. E rimetto al coperchio. Nel frattempo che la zucchina cuoce, prendiamo due o tre fette, quello che volete, comunque la quantità è a vostra discrezione, di pane in cassetta e la tagliamo a cubetti. Mettiamo l'olio in padella e li facciamo rosolare. Questi andranno poi a guarnire il piatto insieme con del formaggio grattugiato e un po' di pepe nero. Quindi controlliamo sempre che l'olio sia caldo con l'aiuto dello stuzzicadenti qua del bastoncino. Sì,
fa le bollicine, quindi l'olio va bene e butto dentro il tonno. Lo faccio rosolare così per qualche minuto. Ecco qui, il pane è pronto. Possiamo metterlo in un piatto. Ho controllato le patate, sono cotte e anche la zucca lo è. Quindi adesso lo mettiamo, metto un po' di origano e poi impiattiamo. Un po' di origano, giusto un cucchiaino. Facciamo insaporire bene l'origano. Benissimo, adesso impiattiamo. Ecco qua. Mettiamo in un piatto. Aggiungiamo i crostini che abbiamo preparato prima, un pochino di pepe nero, diamo una girata. E aggiungiamo il formaggio. Ecco qua. Il piatto è pronto. Non capisco perché non mette a fuoco. Ecco qua, il piatto è pronto. Io vado a mangiare e buon appetito.